Io sono andato sulla mia scrivania da inizio legislatura, ho questo, è ingiallito anche perché è un po' che è lì, Bologna 26 gennaio 2015, programma di mandato della Giunta. Me lo sono riletto, sono andato a cercare i contenuti di questo documento, che è la comunicazione del Presidente Bonaccini, e non ne ho trovato traccia, o che mi è sfuggito, o proprio non c'è. Dico, beh, allora è una cosa nuova, una cosa che, di cui si sente una grande necessità. Tralascio quanto ha detto poco fa la collega della Lega, che ha già ribadito un'ovvietà. Lui ha parlato di mancanza di coerenza, io potrei parlare di schizofrenia, ma non vorrei offendere nessuno. Il fatto di aver perso il referendum costituzionale che regalava allo Stato la maggior parte delle competenze di questa regione, riducendo la regione, no, la maggior parte delle competenze potete tirare fuori i documenti della Camera dei Deputati con l'analisi fatta, e la maggior parte delle competenze e riducendo questa assemblea a un consiglio di condominio quasi, un giro, un passacarte, o poco più. Fallito quel tentativo, secondo il consigliere Pruccoli, la conseguenza è non accettare quel risultato non acquisendo più competenze. È una visione, ma non è propriamente, diciamo, scritta sulla pietra, una roba del genere, cioè molto così, molto fantasiosa come elaborazione. Ma passiamo oltre. Allora, io non so se, non capivo se questa qui era una gara a rubabandiera, una corsa di velocità o una pièce teatrale. Perché quando poi sono andato a leggermi ovviamente il contenuto di questa comunicazione, che va a identificare, secondo chi l'ha redatta, una richiesta allo Stato per maggiori competenze. Finito di leggerla, mi aspettavo di trovare il punto 4, purtroppo non c'è, non so perché non ci sia anche la pace nel mondo. Io penso di aver perso il primato come forza politica di coloro ai quali veniva detto siete superficiali. Secondo me siamo stati superati. Non entriamo, qualcuno ha detto in più occasioni, anche in commissione, che bisogna entrare nel merito, perché bisogna partire da questo documento e entrare nel merito. Se questo documento avesse una concretezza, sì. Per me non ce l'ha. È il tutto, è il nulla. Fatto, redatto in burocratese politichese, chiamatelo come volete, qualcuno che tratta e macina sta roba qua di professione da una vita, a un certo punto leggendolo ha detto ma cosa sta chiedendo? Beh, c'erano dei punti che erano proprio oscuri. Vabbè, allora, se volessimo entrare nel merito, intanto bisognerebbe coinvolgere anche l'Assemblea, volendo, visto che è rappresentante, e tutta l'Assemblea è rappresentante della volontà popolare. Poi il fatto di osteggiare così convintamente un referendum popolare, una richiesta dei cittadini, un coinvolgimento della società civile in modo preventivo rispetto a quello che può essere un dialogo con il capo dello Stato, con Roma, credo che sia comprensibile. Credo che sia comprensibile perché comunque c'è sempre quel 18% che balla nella costituzione di questa giunta, che ovviamente non piace, quindi andare a chiedere ai cittadini si rischia di sbatterci il muso. Ma può anche darsi che così, il pensiero che ha portato a prendere una decisione di non seguire per quel posto sia un altro. Io la vedo e la leggo così, politicamente. Potrò sbagliare, ma non lo so. Fino a che punto? Allora, ho sentito parlare di che il coinvolgimento insomma non è così necessario, i cittadini, ma se fossimo qua a cambiare il regolamento della bocciofila, ma potrei darvi anche ragione, ma vorremmo chiedere allo Stato di cambiare quelle che sono la struttura della regione, le competenze, aumentarle. A parte che prima di aumentarle bisognerebbe riuscire a fare quelle che si hanno, ma lì è un problema di un altro tipo, è un problema di efficacia. Allora su quello
io sarei pronto a risedermi a un tavolo. Parliamo di non di competenze, le competenze arriveranno in funzione di, se ci sono dei problemi dal punto di vista dell'efficacia, della tutela del suolo, dico uno degli argomenti, no? Allora andiamo a identificare dove sono le criticità e chiediamo allo Stato più competenze per quelle criticità, in modo che la Regione possa essere efficace nella sua azione in quell'ambito, non general generico, lì. Ne facciamo un bel elenco, vogliamo andare a risolvere anche i conflitti dei temi concorrenti? Conflitti, cioè, la giurisprudenza costituzionale è bella corposa, insomma, negli anni tra quando sono nate le regioni ad oggi c'è stata una giurisprudenza che ha dovuto dibattere, no, su chi aveva ragione o competenza su una certa materia in un certo ambito. Bene, prendiamo questa esperienza e vediamo quali sono le criticità, affrontiamo quelle e su quelle, analizzando quelle, si può andare anche a ipotizzare di chiedere allo Stato maggiori competenze. Nel merito, quello per me è merito, concretezza. Signori, questa qui, troppo generica, dice tutto e non dice niente. Manca l'hashtag aiutiamoci a casa nostra e poi siamo a posto anche nella comunicazione. Perché sinceramente mi ha sentito parlare, insomma, chi la coerenza, vabbè, mi ha fatto scempio di lezioni ad altri, poi non entro nel merito, tanto a noi non ci possono dire niente su questo punto. Però, quando si parla di intervenire nel merito, bisogna anche stabilire qual è il merito da cui si parte. Ripeto, io qui non riesco a identificare concretamente cosa. Su qualcosa si capisce, ma la maggior parte no. E sto cercando di entrare, a modo mio e secondo i miei canoni, nel merito. Il merito non c'è per me, perché è poco concreto, poco preciso. Se andiamo a lavorare sulla mobilità, abbiamo un problema di mobilità? Dovevamo fare la Cispadana, abbiamo quattro ponti che stanno su con gli stuzzicadenti, uno appena chiuso. Non è competenza della Regione? La Regione può sbattere i bugni e andare a chiedere allo Stato di dare più soldi, a chiedere competenza che non ha fatto quello che doveva fare? Politicamente, non dico che amministrativamente lo possa fare, lo può fare amministrativamente, lo faccia. Non ci sono i soldi, li vada a chiedere. Cioè, su queste cose qui ci trova a suo fianco la Regione. Perché le cose, quando si va a impattare sulla vita dei cittadini, bisogna risolvere, i problemi bisogna risolvere. Non più tardi di stamattina il question time che ho fatto, era un question time molto pratico, non andava, diciamo, a chiedere fondi, eccetera. Si trattava di andare a sistemare un problema concreto che c'era, punto. Poi chi lo faccia, chi lo deve fare, a me non interessa. Però il punto è che io ho questa sensazione, che non so se è brutta o buona, cattiva, ho una sensazione a pelle proprio che mi viene su, che questa roba qui sia molto più una gara che un interesse di migliorare la vita degli emiliano-romagnoli. Poiché ottenendo più risorse si possa fare, ottenendo più competenze si possa fare, può anche darsi. Ma questa analisi qui non c'è. Allora, io, non so se, ma immagino che lei ci conosca molto bene, anche perché la sua vicepresidente in tempi non sospetti ci ha analizzato e ci ha scritto un libro, anche se è coinvolti, e quindi ci conosce. No, ci ha conosciuto la struttura, eccetera. Quindi la nostra, diciamo, idea di politica la conosce dalle origini. Quindi immagino che anche lei conosca il fatto che uno dei motivi per cui siamo nati come Movimento 5 Stelle è di non dare delega in bianco. Questa per noi è una delega in bianco, perché non entra nel merito di niente. Allora, io come faccio a dire, a darle... No, io, cioè, le ripeto, per me è poco concreta, poco concreta. Tutto qua. Questo è il mio modo di entrare nel merito. Più di tanto, come faccio a entrare, che vado a vedere che non c'è tutto quello che sono poi i ritorni? Cioè... Ma è questo il punto, io non ho problemi. Se parliamo di maggiore autonomia della Regione, pronti, parliamone. Ma qual è il problema? In Regione Lombardia e 5 Stelle collaborano su questa questione qua. Non è una questione, noi siamo contro le, diciamo, chiedere più autonomia, ma non in questo modo. E certamente, e qui esco dal merito, non con questo metodo. Perché prima di andare a parlare a Roma e redigere un documento, il documento deve essere condiviso.
quando mi arriva una comunicazione, per quanto buona, superficiale, importa diciamo relativamente, quando si entra nel merito invece importa di più, ma quando si entra nel metodo, mi piacerebbe che ci fosse un confronto sul contenuto e ci si prendesse il tempo anche, non solo di ascoltare l'assemblea e di coinvolgerla in maniera un po' più attiva, quindi non solo il canonico passaggio in commissione, ma c'è il discorso anche della società civile. Che, ok che magari la giunta l'ha sentita, ci mancherebbe, è il suo mestiere, ha piena libertà di farlo, la sua autonomia di farlo, ma ci mancherebbe altro. Il problema è che non è stata sentita anche da noi. E quindi anche noi non sappiamo se c'è la possibilità da parte nostra, in accordo con la società civile, magari chi da una parte, chi dall'altra, chi per un verso e per l'altro, poter fare proposte di modifica a questo documento. Questo non ci è stato dato. Ci è stato dato per molte altre cose. La pianificazione, che poi quanto efficace, l'ho sempre detto, l'efficienza e efficacia non sono sinonimi, e quindi noi siamo molto efficienti a pianificare, poi nell'efficacia del risultato un po' scarseggiamo. E lì potremmo andare a chiedere più autonomia su alcuni temi che ci rendono più efficaci nella cura del territorio. Lì sì, ma nel merito. Quello che per me è merito è la concretezza precisa di quello che si vuole andare a fare. Per questo dico che questa per me è una delega in bianco. Non entra in quel merito. Non entra in quel merito. Se poi con un documento condiviso e costruito collegialmente si va a chiedere ai cittadini se sono d'accordo con una campagna informativa seria, che vuol dire che stiamo parlando di qualche mese, non di qualche settimana. Perché gioco forza, come dicevo all'inizio, non stiamo modificando il regolamento della bocciofila del circolo, ok? Stiamo lavorando sull'ossatura della regione. E questa è una cosa che impatta fortemente sulla vita dei cittadini. E quindi i cittadini hanno diritto di esprimersi. Questo è il punto. Per me questo è il punto. Poi tutto il resto, se vogliamo discutere di temi e di problemi da risolvere, che la regione con tutta la buona volontà non riesce a risolvere, perché comunque le risorse sono quelle, le competenze sono limitate, perché c'è lo Stato, eccetera, pronti. Ma nel merito, questo per me non è merito. Tutto qua. Grazie.